Buongiorno a tutti. In questa lezione forniremo dei cenni sui numeri complessi. Iniziamo a definire i numeri immaginari. In particolare, in matematica, per poter dare un significato all'espressione radice di meno 1 è necessario ampliare l'insieme dei numeri reali, andando ad introdurre un ulteriore insieme che è definito insieme dei numeri immaginari. I numeri immaginari si basano sulla definizione dell'unità immaginaria i che è posta proprio pari alla radice di meno 1. Di conseguenza i alla seconda sarà pari a meno 1. Per cui ogni radice quadrata di numeri reali negativi può essere considerata un multiplo di i. Facciamo un esempio: la radice quadrata di meno 4 è pari alla radice quadrata di 4 per meno 1, quindi radice di 4 per radice di meno 1, e di conseguenza pari a 2i. I numeri immaginari altro non sono che il prodotto di un numero reale, in questo caso 2, per l'unità immaginaria, e quindi i. Nell'insieme dei numeri immaginari possiamo andare a definire diverse operazioni. Per esempio possiamo sommare o sottrarre due numeri immaginari. Ai più o meno b corrisponde al numero immaginario a più o meno b, tutto quanto per i, dove evidentemente a più o meno b costituisce la parte reale e i ovviamente la parte immaginaria. È possibile anche fare un prodotto. E anche il quoziente fra un numero immaginario e un numero reale. In questo caso il risultato è comunque un numero immaginario. Per esempio, ai per b sarà pari ad a b i, così come ai diviso b sarà pari ad a diviso b. Tutto quanto per i. Ovviamente in questo caso è necessario porre b diverso da 0. Discorso diverso è invece se facciamo il prodotto, il quoziente di due numeri immaginari, quindi per esempio AI per B, il risultato da AB per il quadro e per quello che abbiamo detto in precedenza pari a meno AB, quindi il risultato è un numero reale. Stesso discorso vale per il quoziente fra due numeri immaginari, AI diviso B che è pari proprio ad A diviso B, quindi nuovamente un numero reale. Un'altra operazione che è possibile effettuare con i numeri immaginari è la potenza di un numero immaginario, quindi abbiamo ai alla n, questo sarà uguale ad a alla n i alla n, esattamente come abbiamo ragionato già con le potenze e con le sue proprietà. Ecco, qui un piccolo parentesi possiamo aprirla per quanto riguarda i alla n e andare a vedere la successione di i alla n, quindi per esempio vedere quanto fa i alla 0, i alla 1, i alla seconda, i alla terza, ancora i alla quarta, i alla quinta, e così via, fino ad arrivare alla sesta e oltre. I alla 0, come tutte le potenze, è pari a 1. I alla 1 ovviamente restituisce UI, I alla seconda restituisce meno 1, i alla terza, di nuovo meno I questa volta, però, i alla quarta 1, i alla quinta i i alla sesta meno 1 e così via la successione continua per altri valori interi dell'esponente. Dopo aver introdotto i numeri immaginari andiamo adesso a vedere i veri e propri numeri complessi. Si chiama, in particolare, numero complesso, la somma di un numero reale e di un numero immaginario, quindi per esempio a più bi con a. E B appartenenti ai numeri reali. A si chiama parte reale del numero complesso, B I si chiama invece parte immaginaria del numero complesso. L'insieme dei numeri complessi, come già introdotto nella prima lezione, è definito con la lettera C. Andiamo a definire i numeri complessi coniugati. Cosa sono i numeri complessi coniugati? Sono. Uh, numeri, numeri complessi caratterizzati dalla medesima parte reale ma dalla parte immaginaria opposta, quindi il complesso coniugato di a più b altro non è che a meno b. Inoltre andiamo a definire altre proprietà dei numeri complessi, per esempio possiamo dire che nell'insieme c, quindi dei numeri complessi, tutte le equazioni di secondo grado ammettono sempre due soluzioni che sono distinte oppure coincidenti. Abbiamo già visto per le equazioni di secondo grado che se il loro discriminante, il delta, è maggiore di 0, abbiamo due soluzioni reali e distinte. Se il delta è uguale a 0, abbiamo due soluzioni reali e coincidenti e avevamo già detto che il delta minore di 0 portava a non avere alcuna soluzione nel campo dei reali. Ora però nel campo dei complessi possiamo dire che se il delta è minore di 0 e b è uguale a zero, Abbiamo due soluzioni immaginarie e opposte. Se il delta è minore di 0 e b è diverso da 0, avremo due soluzioni complesse e coniugate. Andiamo ora a vedere qualche operazione che si può fare con i numeri complessi, in particolare l'addizione e la sottrazione. Abbiamo il numero complesso a più b, che vogliamo sommare, al numero complesso c. Più d. Il risultato sarà un numero complesso caratterizzato da a più c, parte reale, più b più d per i, parte invece immaginaria. Per quanto riguarda invece la moltiplicazione e la divisione, vediamo subito la moltiplicazione, a più bi per c più D dà luogo a un numero complesso caratterizzato da parte reale ac meno bd più parte immaginaria AD più BC per I. Infine il quoziente A più B diviso C più D, che possiamo anche scrivere come frazione A più B diviso C più B più D. Possiamo pensare di moltiplicare sia numeratore che denominatore per il complesso coniugato di C più D, di conseguenza C-D, meno D, e il risultato ci dà AC più BD fratto C quadro più D quadro, parte reale, più BC meno AD fratto nuovamente C quadro più D quadro, che è la parte invece immaginaria. Chiudiamo questa lezione sui numeri complessi, dove abbiamo fornito qualche cenno evidentemente soltanto sui numeri complessi, appunto, andando a vedere come si rappresentano questi numeri, come si rappresentano sia in coordinate cartesiane che in coordinate polari. Allora, per rappresentare un numero complesso in, in coordinate cartesiane ci rifacciamo a un piano cartesiano un po' particolare, perché è un piano cartesiano dove l'asse delle ascisse viene definito asse reale e vengono riportati evidentemente viene riportata la parte reale del numero complesso, mentre l'asse delle ordinate si chiama asse immaginario dove viene riportata la parte immaginaria del numero complesso. Questo piano cartesiano un po' particolare si chiama piano di Gauss e la rappresentazione del numero complesso viene fatta, se definiamo z uguale x più I y, x parte reale viene riportata per esempio qui, y parte ovviamente immaginaria, Viene ad esempio riportata in questo modo. E quindi il numero complesso coincide essenzialmente con il punto caratterizzato da coordinate x sull'asse reale e y sull'asse invece immaginario. C'è un'altra rappresentazione dei numeri complessi, non in coordinate cartesiane, ma in coordinate polari, che richiama in gioco il raggio vettore, ossia quel segmento sostanzialmente che unisce l'origine del sistema di riferimento con il punto P che abbiamo prima caratterizzato con le coordinate x, y. Allora, per definire il eh, punto numero complesso in coordinate polari possiamo andare a caratterizzarlo grazie alla lunghezza di questo segmento, quindi il raggio sostanzialmente del numero complesso come viene definito, detto anche modulo o valore assoluto, e l'angolo che questo vettore forma con l'asse delle x con l'asse reale, che viene chiamata anomalia oppure argomento del numero complesso z. Allora, andiamo a vedere come si può calcolare r, ossia il modulo o valore assoluto del numero complesso, R sarà evidentemente pari alla radice quadrata di x quadro più y quadro, mentre φ possiamo calcolarlo come arco tangente di y su x, se x è maggiore di 0, oppure arco tangente di y su x più pi greco se il nostro numero complesso è caratterizzato da una parte reale negativa, quindi x minore di 0. Quindi coordinate cartesiane, coordinate polari, possiamo anche, utilizzando quella che viene definita formula di Eulero, che ricordo qui, e alla ix uguale a cosen x più i sen sostanzialmente la formula di Eulero consente di passare da una forma esponenziale a una forma trigonometrica. Utilizzando la formula di Eulero, visto che z può essere definito come x più iy, come detto, in coordinate polari può essere definito come r che moltiplica il coseno di φ più i seno di φ, evidentemente può essere anche definito con l'esponenziale pari ad r per e alla i. e con la rappresentazione dei numeri complessi abbiamo chiuso la lezione odierna. Abbiamo anche terminato il nostro corso che con queste 24 pillole sul tema della matematica di base ha cercato di stimolare il vostro interesse per la matematica, ha cercato di aumentare le vostre conoscenze della matematica e soprattutto speriamo vi abbia aumentato la consapevolezza che sarà fondamentale nelle scelte che farete del vostro futuro universitario. Mm.